questi periodi in cui siamo bombardati con quelli che sono appunto i social network, le nuove tecnologie. Abbiamo quindi, diciamo, veniamo educati alla cultura del subito e dell'effimero. Invece abbiamo effettivamente bisogno di ritrovare quindi questa cultura fatta di legami personali e di, diciamo, tempi più dilatati, in modo che noi possiamo effettivamente costruire tutti insieme quello che è la nostra identità culturale.